Saluto e ringrazio il Presidente Stefano Bonaccini, grazie Presidente per questo collegamento anche oggi. Volevo un pochettino far sapere al pubblico che segue Domenica In a che punto siamo con i soccorsi, con l'acqua che abbiamo visto purtroppo in alcune zone. Anche se va tutto molto meglio, però c'è ancora, cioè dopo una settimana, noi ci siamo visti domenica scorsa, a che punto siamo? Buongiorno, grazie, ma le cose cominciano ad andare meglio, seppur voi avete immaginate cosa può voler dire una doppia alluvione che ha causato quello che io continuo a chiamare un vero e proprio terremoto, dopo quello che ci colpì in Emilia 11 anni fa e che ha causato danni per alcuni miliardi di euro. Io mi trovo in prefettura a Bologna, dove ho appena incontrato il ministro Salvini, insieme abbiamo fatto una conferenza stampa per rendicontare il lavoro che si sta facendo per cominciare a riaprire, in particolare, ormai lo sono tutte, ferrovie, le autostrade, le strade statali principali, ma noi abbiamo, pensate un po', oltre 700 strade comunali o provinciali, in questo caso non solo in Romagna, anche in molta parte della collina e della montagna dell'Appennino emiliano, che sono parzialmente chiuse o alcune completamente distrutte. Ci sono 380 frane attive, ci sono comuni, penso a Modigliana, poche migliaia di abitanti, a decine di frane attive. Poi in generale l'acqua ormai si è ritirata quasi ovunque. Abbiamo alcune comunità, a partire da Consellice, dove stiamo facendo un lavoro enorme, grazie anche al lavoro della comunità locale, di tutti coloro che stanno dando una mano, degli amministratori locali. Insomma, stiamo affrontando ancora l'emergenza, seppur le cose vanno decisamente meglio, in tantissimi comuni l'acqua non c'è più, abbiamo tanto da fare e da lavorare. Questa mattina io ero di prima mattina a San Mauro Mare, dove abbiamo inaugurato con la sindaca Garbuglia gli operatori balneari, c'erano i bagnini, gli albergatori, quasi un chilometro di nuovo lungomare, meraviglioso, ciclopedonale, ciclabili, verde, nuovo arredo urbano. Lo faremo tra pochi giorni anche a Misano Adriatico. Insomma, il messaggio che stiamo lanciando, ieri con la ministra Santanchè a Rimini abbiamo lanciato una campagna di promozione, certo, della Romagna, della costa romagnola. La costa romagnola per fortuna è pochissimo toccata, è già pronta ad accogliere milioni di turisti, perché a tutti quelli che dicono come aiutarvi, ecco, un aiuto è anche venire in vacanza, non, certo, disdire, perché la Romagna, la sua gente, con la stragrande ospitalità e la qualità dei servizi che può offrire, è pronta e abbiamo bisogno che le persone vengano. Lei ci conosce, Mara, noi siamo gente abituata a lamentarci poco, ma a rimboccarci le maniche, e così come 11 anni fa abbiamo rialzato e ricostruito l'Emilia, le garantisco che noi rialzeremo e ricostruiremo tutta la Romagna. Allora, intanto invitiamo tutti quanti davvero a trascorrere dei periodi di vacanze in Emilia Romagna. Insomma, ci sono posti meravigliosi che io conosco bene, come lei sa, Presidente, per cui dobbiamo aiutare anche in questo senso, sì, cioè cominciamo, facciamo ripartire tutto quanto. Peraltro la costa lì abbiamo visto è perfetta, perché ci hanno messo pochi giorni a rimettere in sesto, sì, gli ombrelloni, i lettini, insomma davvero noi dobbiamo aiutare questo popolo. È vero, Presidente, che il popolo dell'Emilia Romagna si è rimboccato le maniche, però io credo che serva anche l'aiuto degli altri. In questo caso la domanda è: l'Europa, so che ci sono stati degli incontri importanti settimana scorsa, no? Visite, sì, molto importanti, ecco, quali sono le decisioni? Come pensa l'Europa di intervenire? Perché in questo momento mi sembra che ci sia anche un atto di grande generosità nei nostri confronti. Abbiamo visto la Francia, Macron, che ha inviato anche dei militari, no? Mi sembra che ci sia la disponibilità da parte del resto di Europa a dare una mano a questo popolo. Io sto rispondendo ogni giorno a decine di ambasciatori e consoli generali di altri paesi d'Europa e del mondo
che stanno dimostrando vicinanza, solidarietà alla nostra terra, alla nostra regione. Mi faccia ringraziare i miei colleghi presidenti di regione, tutti quanti, che da subito mi hanno chiamato, hanno inviato le loro colonne mobili della Protezione Civile e li abbiamo qui da noi perché abbiamo bisogno del loro aiuto, come tante volte l'Emilia-Romagna è partita con la sua Protezione Civile ad aiutare chi aveva bisogno. Così come lei pensi, il conto corrente che anche voi fate sempre vedere, in una settimana siamo attorno ai 30 milioni di euro già raccolti e vogliamo andare ovviamente oltre, le rendiconteremo fino all'ultimo euro perché vogliamo utilizzarli tutti, li utilizzeremo per stare vicino alle popolazioni colpite. Lei mi chiedeva dell'Europa, pochi giorni fa avrete visto che insieme alla Presidente del Consiglio Meloni abbiamo accolto la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, certo. Insieme abbiamo sorvolato con l'elicottero tutti i luoghi colpiti perché volevamo che la Presidente della Commissione Europea si rendesse conto con i suoi occhi della tragedia che è accaduta. Credo anche abbiamo dato un'immagine molto bella della politica, Presidente di una regione, Presidente del Consiglio di un paese come l'Italia, Presidente di chi rappresenta l'Europa, fuori da quel teatrino che troppo spesso vede i politici urlarsi dietro, insultarsi, litigare, tutti uniti al di là delle appartenenze politiche, perché noi abbiamo il dovere di stare vicino alle nostre comunità. Dall'Europa certo. Cosa potrà arrivare? L'altro giorno la Presidente von der Leyen ha confermato che si potrà attivare... Dal pubblico. Serve proprio l'unità, Presidente, grazie. In questo momento. Non è tempo di polemiche, siamo stanchi delle polemiche. Adesso bisogna darsi da fare tutti insieme. Lo facessero in tutto il resto del mondo sarebbe bellissimo. Esattamente. Esattamente. E l'altro giorno Ursula von der Leyen ha confermato che la nostra richiesta di attivare il Fondo di Solidarietà Europea verrà confermata. Tenga conto, perché poi le cose bisogna conoscerle, bisogna saperle, per riuscire a ripartire il prima possibile bisogna avere contezza degli strumenti che si mettono in campo. Noi purtroppo ne avevamo avuto bisogno di quel fondo, perché nel 2012 l'Unione Europea ci consegnò circa 700 milioni di euro dopo quelle due drammatiche scosse di terremoto il 20 e il 29 maggio del 2012. Oltre a questo la nuova PAC, cioè la nuova riforma della politica agricola europea che entra in vigore nel 2023, cioè quest'anno, ha un nuovo fondo per le emergenze e le calamità di altri centinaia di milioni di euro e noi abbiamo chiesto che anche quello possa essere utilizzato. Vede, se lei ci pensa, e poi la devo dopo salutare per andare in un'altra iniziativa istituzionale, nel 2012 abbiamo avuto le due scosse di terremoto il 20 e il 29 maggio, 11 anni dopo, il 2-3 maggio e due settimane dopo, a metà maggio, abbiamo avuto queste due drammatiche alluvioni. L'altro giorno dicevo che forse dovremmo chiedere di cancellare maggio dal calendario dell'Emilia-Romagna, poi in realtà mi è venuto in mente una meravigliosa canzone di un grande artista della nostra terra, Cesare Cremonini. Certo. E mi è venuta in mente quella canzone che si chiama Maggese e lui in quella canzone racconta che ad ogni Maggese nasce un nuovo seme e nasce una nuova vita. Noi faremo così, faremo nascere anche in Romagna un nuovo seme e una nuova vita. Grazie. Ce l'abbiamo, Presidente. È sempre così difficile, dicevi, l'amore. Presidente, un'ultima domanda, so che lei deve scappare. È forse una domanda stupida, però i tempi. Quanto tempo ci vorrà per ripristinare? È quello che stiamo dicendo al governo, bisogna che lavoriamo bene insieme, come abbiamo iniziato a fare, e bisogna che abbiamo tempi rapidi. Ad esempio, noi pretendiamo che, come avvenne per il terremoto, e faremo tutta la nostra parte, chi ha avuto danni materiali, cittadini, famiglie, imprese,
abbiano il 100% dei ristori. Noi stiamo lavorando ad esempio perché le cosiddette asseverazioni, cioè chiamare un professionista che certifichi il danno che ha avuto, quella cifra che spenderanno quei professionisti vogliamo coprirla noi, così come vogliamo che possano ripartire le infrastrutture più importanti, quelle che hanno bisogno anche di meno tempo di partire al più presto. Per questo servono le risorse dell'Europa, servono quelle dello Stato, servono quelle che metterà la regione da par suo, e dobbiamo lavorare insieme ai sindaci di qualsiasi colore politico. A breve arriverà il presidente Mattarella, martedì, visiterà, vero? Diverse comunità. Abbiamo portato, sì, credo proprio che sia martedì, in diversi luoghi. Ringrazio il presidente della Repubblica perché in questi anni ci è sempre stato vicino. Grazie presidente, buon lavoro. Naturalmente, grazie. Io sono sempre qua a disposizione. E grazie davvero. Un abbraccio all'Emilia Romagna. La verrò a trovare il prima possibile. Grazie. Mi farebbe molto piacere. Buon lavoro, presidente. Grazie. Ci vediamo tra 60 secondi.